Sì. Emanuela Pendola sulla scala mobile. Sulla scala mobile ci appoggiamo ai corrimano, toccati migliaia di volte al giorno da persone diverse, e sopra c'è di tutto. È emerso che sono contaminati con feci, sangue, urine e muco, quindi puoi immaginare la quantità di microrganismi che possono vivere felici in questi residui organici. E infatti vediamo cos'è venuto fuori dal tampone. La crescita dei germi che noi poi trasferiamo sulle nostre mani è evidente. E in particolar modo è cresciuto un Escherichia coli, uno streptococco, uno stafilococco aureo e un enterococco. Poi ci portiamo le mani contaminate alla bocca, al viso e andiamo incontro a qualche problema. Un interessamento gastrointestinale nel caso in cui entriamo in contatto con un Escherichia coli, oppure delle infezioni delle prime vie respiratorie, gola, naso, faringe. La soluzione sembra essere solo una: non toccare mai il corrimano delle scale mobili, perché è veramente sporco in quasi tutti i casi e soprattutto perché è inutile toccarlo. E così, dottoressa Meo, bisogna rinunciare. Direi che la soluzione vincente è fare le scale.